Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sulla serie Hard Mode di Undertale. Prima di tutto una breve premessa. Quando entrate nella schermata di selezione personaggio ci sono alcuni nomi che triggerano particolari interazioni. Che ne so, Asgore. Ve ne farò vedere tipo 3 Asgore. Dov'è la G? Dov'è la G? ABCDFG, eccola qui. Dovrebbero fare una mod perciò. Asgore. Ok. Adesso facciamo Don, ci darà un particolare messaggio che dirà tu non puoi. Oppure ancora Backspace, giusto? Ok. Ancora se mettiamo Sense. Sense ci dà Nope. E poi facciamoci un pochettino trollare al gioco e mettiamo il nome di Gaster, che vi ho introdotto io come personaggio, l'abbiamo sentito poco. Se mettiamo il nome di Gaster succederà una cosa particolare. Il gioco si resetterà. Quindi true reset. La cosa particolare è che se noi mettiamo il nome che abbiamo scoperto nel True Pacifist, cioè se trovo la F perché sono un handicapace con questa cavolo di roba. Dov'è la R? FRIS Cifrisk. Il gioco darà un messaggio particolare come quando abbiamo messo Kara, cioè il vero nome. Warning! Questo nome, attenzione, questo nome farà la tua vita un inferno. Procedere comunque? Sì. Benvenuti alla Hard Mode di Undertale, che è la prima volta che gioco. Dovrebbero esserci tutti i nemici più potenti del gioco, da quello che so. Non so se cosa cambiano nei dialoghi. Salve, io sono Flovi, Flovi Fiore. Tu sei nuovo nel qua. Devi essere confuso. Ok, questa parte è uguale. Ci facciamo colpire oppure lo schiviamo? Ok, no, facciamoci colpire. Voglio vedere se cambia qualcosa. Sì, friendly spell, Flowey, lo so già. Dai, dammi un colpo. Perfetto. Ok, adesso fai il tuo sorriso di cacchetta e continui così. Non salterò i dialoghi che già conosciamo, quindi andiamo avanti in questo modo e vediamo un pochettino. Cosa succede se vengo colpito qua? Muoio perché sono in hard mode oppure no? No, non muoio. Love One, HP 20-20. E ok, ecco qua Toriel. Che terribile cattura, torturare così un povero innocente giovane. Ah, non essere preoccupato, mio bambino. Io sono Toriel, colei che prende cura delle rovine. Io passo attraverso questo posto e ogni giorno per vedere se qualcuno è caduto giù. Tu sei il primo umano da venire a scendere qui da venire qua da molto tempo. Vieni, ti guiderò attraverso le catacombe. In questa via. Segui questa via. Non dovrebbe durare tanto, visto che finisce con lo scontro di Toriel. Frisk, continuiamo così, ovviamente è particolare. Benvenuto alla tua nuova casa, innocente. Piccolino innocente, permetti di spiegarti, di educarti sulle operazioni nelle rovine. Ok, questi ci racconta dei puzzle. Le rovine sono pieni di puzzle, antiche fusioni tra divertimenti, diversioni, tra distrazioni e chiavi di porte. Uno devi risolverli per muoversi in stanza. Per favore, preparati a loro. In poche parole, fai i progressi qui, non ti preoccupare, ho segnalato quelli che tu devi girare. Sembra che il segnale sia andato via. Oh, caro. Questo potrebbe essere molto più difficile di quanto io mi sono aspettata. Cioè, di quanto io pensavo. Ne sappiamo già com'è questo punto. In poche parole, questa è l'hard mode, non ci sono i segni. Muoviamoci alla prossima stanza. Come un umano che vive nell'underground, i mostri potrebbero attaccarti. Tu devi essere preparato a queste situazioni. Comunque, non ti preoccupare, il processo è semplice. Quando tu incontri un mostro, tu entri in un combattimento. Quando tu sei in un combattimento, parlaci. Aspettare il tempo, io verrò per risolvere il conflitto. Fai pratica con il fantoccio, parlando al fantoccio. Ok, stavolta facciamo talk. Tu parlato al fantoccio, non sarà molto per la conversazione. Toriel sembra felice. Toriel sembra felice con te. Ah, sei molto bravo. Andiamo avanti. C'è un altro puzzle in questa stanza. Mi chiedo se tu lo puoi risolvere. Vediamo se questa parte è cambiata. Qua dovrebbe spawnare un frogit. Ok, un frogit. Va bene, fin qua è normale. Complimentiamoci. Frogit non capisce cosa dici, ma sembra comunque felice. È l'unico bianco come sprite del gioco. È particolare, quindi è l'unico non colorato, ma perché è normale così?
Vediamo se lo risolve per noi. Ok, lo risolve per noi, quindi non mi devo preoccupare troppo fin qua. Ok, fin qui sembra normale. Vorrei farla durare almeno 2 episodi, quindi ai 20 minuti chiudo. Ai 20 minuti buoni chiudo, niente di più. I puzzle sembrano un po' troppo pericolosi per ora. Tu hai fatto eccellentemente così lontano. Fatto eccellente, arrivare così lontano, non è che sta a farti. Fatti questa stanza da sola, perdonami per questo. Fatti questa stanza da solo, da sola, dipende se voi pensate che il personaggio principale sia un maschio o una femmina. Anche se in realtà non è importante, perché oggettivamente parlando è un bambino di 10 anni. Che ce può fregare meno se è un maschio o una femmina? Lo ritengo maschio soltanto perché l'ho ritenuto la prima volta maschio, ho pensato che fossi io il personaggio principale e non che fosse una femmina, quindi è normale. Come attenzione, mio bambino, non ti preoccupare, non ti ho abbandonato, ero dietro questo pilone da qui. Qui dietro, grazie per avermi creduto. Comunque, questo è un esercizio per testare la tua indipendenza. Sii buono, ti danno un cellulare. Ok, andiamo qua avanti. Ring. Ciao, qui è Toriel. Tu hai lasciato la stanza, no? Allora, ci sono dei puzzle che io dovevo ancora spiegare. Potrebbe essere pericoloso provare a risolverli da se stesso. Sii buono, ok? Ok. Ribbit, ribbit. Scusami, umano. Ho qualche consiglio da darti a proposito di combattere i mostri. I mostri in questo mondo sono molto pericolosi e aggressivi. In questo posto, correre via non funzionerà nel primo turno. Potrebbe essere meglio provare altre opzioni. Ok. Allora, prendiamoci le 4 Monster Candy. Prendi una, tu prendi un pezzo di caramella. Tu prendi più caramelle. E in questo mondo infernale tu puoi prendere soltanto 3 pezzi di caramelle. Ah, ok, ne ha dati solo 3. Va bene. Wow, such difficulty. Ok, vediamo i primi mostri. Ho paura perché in parte so che cosa sono. Però non l'ho giocato per intero questa parte, ce cioè l'ho giocata. Diciamo qua ci piace il Cinnamon, intanto non è importante. Ciao, qui è Toriel. Non ti dispiace, in Butterscotch no. So cos'è il tuo preferito, ma non hai allergie o roba del genere, oppure non ti dà fastidio, eh? Questo non sembra corretto! È una stigmata o Final Frogit, cosa? Mi stifi. Ok, Final Frogit riconosce che tu devi imparare questo mondo. Non prendermi, ok, me lo devo ricordare che non vuole essere preso. Ah, 5 danni. Ok, spare. Oddio, non è per nulla semplice. Non dire che. Ok, non prendo danno. Cioè, non sono troppo difficili, ma non è neanche così semplice come può sembrare. Perché, ok, la musichetta è anche più figa, però. Cioè, un Final Frogit e una Stigmatis. Va bene. Ora, questa stanza, allora, l'ho sbagliata in tutti i miei fottuti let's play. E lo sbaglierò anche adesso. Perché, sì, devo far vedere che c'è sotto un'altra stanza che vi dice di non camminare sulle foglie. E quindi a questo punto potete benissimo sapere che se fate così, vedete qui sopra, fate così. E chi è? Oh, Final Frogit. Ok, mistifi Final Frogit. Mistificiamo Final Frogit. Oddio, non mi ricordavo. Ho 4 di vita e rischio di morire. Male, per giunta. Neanche bene. Shish. Ok. No! No, non mi ricordavo che c'era il coso. Perché sono deficiente. Ah, devo stare proprio attaccato. Non me lo ricordavo più. Usiamoci una caramellina. Devo dire la verità. Non è così semplice come sembra. Potrei quasi attaccarli. Perché tanto so che non dura tanto tempo. Quindi non c'è una vera distinzione tra genocide e partita normale in questo caso. Moldessas. Ok. Switch. Proviamo in contatti. La sua faccia cambia. Ok, non sembra un attacco particolarmente pericoloso. Disse prendendo danno. Si sistema da sola. Vorrei provare a combattere, vediamo quanto danno faccio. Magari misso. No, ok. Queste comunque sono le battaglie normali. In questo caso voglio combattere. Voi dite perché combatti? Sei cattivo? No, perché. Beh, ragazzotti. Come si può dire? È una sfida molto difficile questa, a quanto pare. Perché dovevo pigliare un po' di statistiche, questo è il fatto. Strano ma vero. Non avrei mai detto che Undertale dovevo pigliare delle statistiche. Ah, dopo un colpo potrei speriarli, va bene. Devo
10 XP e 8 gold. Il tuo love aumenta. Ok, sono solo livello 2. Statistiche. Ok, attacco 2. Non è aumentata la difesa, va bene. Grazie, gioco. Avrei preferito un aumento di difesa. Vabbè, gli HP sono aumentati. Un altro mosso. Cos'è? Align of Moldessa. Monster Candy. Ok, non mi attaccate con nessun attacco particolare, grazie, ti prego, ti scongiuro. Quindi posso colpirli comunque una volta? Cioè, io voglio farmare, vediamo un pochettino come. Cioè, sembra strano, su Undertale non lo faccio mai, però la sfida secondo me qua richiede il farming. Vaga sensazione. Quindi facciamolo. Lasciamone uno in vita, però vorrei level appare, quindi a sto punto. Quanto è fastidioso questi nemici? Perché più che altro mi fanno tanto danno. 40. Ok, così. Se non ero poi Tori non la posso speriare, quindi se mi ricordo bene quello che avevo sentito. Affrontiamo anche quest'ultima Moldessa. Vabbè, grazie al cielo non mi fa attacco difficile. Non mi ricordo come si spara normalmente. Questo qua però lo uccido. Quello al centro mi stava simpatico, sì, era un mio amico. Oddio mio, quanto è difficile sta cosa. Sarà dura. 10 spi, 8 gold, non aumento il mio love? Davvero? Va bene, ah sì, gira. Sì, vai avanti. Ok, ho capito, devo fare così. Perfetto, bravo, lui l'ha finalmente capito. Sì, è solo una finta, lo so. Ok, mi stai dando veramente un grande lavoro. Cos'è questo? Parsnik? Ek? Vedi, mangia i verdi. Ok. Ok, divoriamolo. Tu cominci a mangiare serpenti come spaghetti, recuperi 5 HP. Tu vinci 0 XP e 2 gold. Ok. 0 di quei punti lì, va bene, questo mi piace. Adesso c'è Napstabrook. Vediamo se è più difficile. Sono già andati. Questo fantasma continua a dire Z ad alta voce ripetutamente, pretendendo di dormire. Muoverlo con la forza? Sì. Ecco qua Napstablook, sempre come al solito. Perché? Cheer. Tu dai a Napstablook uno smile paziente, quindi è il solito Napstablook, niente di più difficile. Sì, non è niente di più difficile. Pur qua. Napstablook sembra solo un po' meglio. Check. Naps attacco 10, difesa 10. Ok, attacco di difesa. Capito. Ha mancato la memo. Cioè, il messaggino è alla stessa difficoltà come norm che è norm difficoltà normale. Ok, va bene, comprendo. Ok, adesso ho spiegato la cosa. Ho visto tanto fight in Pacifist di lui. Il check è voluto. Perché mem. Pensavo che il suo attacco fosse una minchiata questa, però a quanto pare in realtà è veramente facile. Magari che ne so, aveva statistiche 200-200, per dire, un colpo mi uccideva. Non potevo sapere. Ok, Napsablook, grazie per non essere più difficile del normale. Qualcuno di buono l'ho trovato, oggi mi dai. Ok, abbastanza oro. Prendiamoci un paio di queste ciambelle, visto che necessiterò di oggetti curativi abbastanza pesanti. Oh, qua c'è, qua dice ribbit ribbit. Ok, puoi mettere a full screen 4 rane, l'abbiamo già visto questa parte. Ok, perfetto, questa parte è normale, non mi interessa. Ciao, ho una domanda. Ti piace questo? Ti piace cinnamon più di butterscotch? Lo so, ma vabbè, cosa sto chiedendo? Non ho capito bene, quindi vado avanti. Qua ci dovrebbe essere la risposta qui. Allora, questo robo. Direi che all'inizio devo uccidere i prossimi mostri e poi basta. Intanto finirà presto sta cosa per adesso. È il primo, giusto? Sì. Il prossimo non so se lo ricordo. Vediamo un pochettino cosa mi esce. Mi Gospel e Moldessa? Ok, proviamo a vedere Miss Gospel. Ah, fastidioso. Oddio santo. Cos'è sta cosa? Va bene.
Uccidiamo un Migospel. Ok, Wish. L'altro invece è Moldessa, la vogliamo risparmiare? Ma sì. No, anzi, uccidiamo anche Moldessa. Mi dispiace, Moldessa, ho deciso di ucciderti. Perché sto facendo il cattivo ragazzo, vi direte? Ma per un motivo molto semplice. Abbiamo fatto solo Pacifist. Un hard Pacifist mod. Un hard mod Pacifist anche. Almeno vi faccio vedere che si può anche attaccare. Ok, il mio love è aumentato. Quindi sono a love 3. Un po' di difesa. No, 4 di attacco. Ok. Se è vero quello che ho sentito, che non posso speriare Toriel, cosa che proverò a fare di certo, mi servirà. Ok, prossimo punto salvataggio. Finiamo qui. C'è uno switch. Andiamo a destra. Prossimo punto salvataggio. Concludo l'episodio e poi registrerò il prossimo episodio, la prossima volta. Ah, sì, è qua, c'è il toy knife, giusto? Ok, qua lo ricordo. Tu trovi il toy knife. Usiamolo. È equipaggiato il toy knife. Ok. Quanto abbiamo di attacco con il toy knife? 7. Ok, abbiamo 7 di attacco. Che vedete, 7 cosa sono? Beh, nulla, però può essere utile. Oh, caro, questo sembra... Questo ha preso più tempo di quanto io volevo. Quanto io pensavo. Oh, come hai fatto ad arrivare qua, mio bambino? Sei ferito? Ecco, ti curerò. Non dovevo lasciarti da solo così tanto tempo. È stato irresponsabile da parte mia sorprenderti come così. Comunque, io penso che non lo posso nascondere per più tempo. Vieni, piccolino. Ok, cosa dice qua? Ogni volta che questo vecchio albero crescono le foglie, loro cadono giù. Ok, punto di salvataggio. Perfetto, quindi qua da Leone per questo video è tutto. Spero che vi sia piaciuta questa prima parte da hard mode. Credo che durerà un altro video, a meno che Toriel non sia hard, estremamente hard. Quindi qua da Leone è tutto, ciao a tutti ragazzi. Se vi è piaciuto il video, condividete, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale. Al prossimo video, ciao!